19 giugno, San Romualdo Abate. Stiamo parlando di una delle personalità più importanti del cuore del Medioevo, una personalità che ha influito tantissimo nella vita della Chiesa, nella riforma dell'ordine benedettino e che ha posto le fondamenta poi della cosiddetta riforma gregoriana. Dunque, Romualdo nasce nel 951, quindi prima dell'anno 1000, e appartiene a una nobile e ricca famiglia di Ravenna. Il padre era il duca Sergio degli Onesti. Al di là del cognome, chiamiamolo così, questo duca però non si comportava tanto bene. Noi sappiamo che il Medioevo era lacerato da faide e guerre intestine anche alle famiglie, e infatti il duca aveva assassinato il cugino. Per questo motivo Romualdo, mentre aveva circa 20 anni, si recò nella basilica di Santa Apollinare in Classe, famosissima basilica di Ravenna, in cui ci sono bellissimi, celeberrimi mosaici bizantini, e lì, secondo la tradizione, ebbe un'apparizione proprio di Santa Apollinare, che lo spinse a consacrarsi a Dio nel monastero di Benedettini che era attiguo alla basilica. Tuttavia egli rimase un po' deluso dal tenore di vita dei monaci benedettini, perché secondo lui non osservavano la regola di San Benedetto come era importante fare. E allora lasciò il monastero di Ravenna e raggiunse alcuni personaggi che vivevano una vita eremitica, prima un certo Marino e poi un certo Guarino. In realtà questo Guarino era una personalità abbastanza importante nel periodo, viveva una vita eremitica, e insieme a Guarino, Romualdo, San Romualdo, si recò nella Catalogna, intorno a Barcellona, vicino a Barcellona, e lì si trattenne per 10 anni, facendo quasi un apprendistato della vita eremitica, fatta di preghiera, di silenzio, di ascesi e di penitenza. Tornato dalla Spagna, si diede ancora alla vita di penitenza e cercò anche qui, ecco, di riformare anche in questo momento un monastero nei pressi di Iesi, ma lì i monaci non gli vollero obbedire, per cui si rivolsero a lui con aggressività, addirittura con ferocia, dicono i testi antichi, dice la geografia, e quindi lo presero addirittura a bastonate e rischiò la vita. Per questo motivo egli dalla zona delle attuali Marche, nord dell'Abruzzo e Marche, si trasferì nei pressi di Arezzo e lì conobbe un certo Maldolo, che aveva una grande proprietà, era anche egli una sorta di signorotto locale. Questo Maldolo, vedendo la volontà di San Romualdo di fondare un nuovo monastero in cui applicasse alla lettera le regole di San Benedetto, la regola di San Benedetto, quindi che riformasse l'ordine benedettino, gli regalò questo grande terreno. Nasce allora il monastero famoso di Camaldoli, e in questo modo, in certo qual modo, prende inizio la congregazione camaldolese, che è una riforma dell'ordine benedettino. Camaldoli, la prima parola viene dal dialetto, quindi significa casa in un certo senso. Maldoli è un po' il genitivo di Maldolus, e quindi da questa unione di due parole, una in dialetto e una latina, ca Maldoli, deriva il nome dell'abbazia di Camaldoli, che è alla base dell'ordine camaldolese, dicevo, una
una riforma dell'ordine benedettino. Un uomo importante sarà Romualdo, soprattutto perché inciderà, dicevo già prima, nella vita della Chiesa, soprattutto nella vita di San Pier Damiani, del cardinale San Pier Damiani, e perché egli fu ritenuto da tutti come un maestro di spirito e uno che fece tanto per la gloria di Dio e per la riforma della Chiesa Cattolica. Morì il 19 giugno 1027.